Ciao a tutti dal gioco in tavolo ed eccoci all'unboxing che precederà la recensione di Requiem Chevalier Vampire Léger. È un gioco da tavolo con miniature dalla Asteroid Games e non localizzato in italiano, anche se esiste una versione amatoriale delle regole base del gioco più qualche espansione. È tratto dal fumetto omonimo ed è ambientato su una versione in negativo della Terra, ovvero Resurrection, una specie di gemello malvagio della Terra, dove i peggiori criminali rinascono come mostri sanguinari. Ed è il karma a decidere se diventeranno vampiri, ghouls, zombie, lupi mannari, draghi o lemures. Tra queste creature e le loro fazioni, la guerra per il predominio è eterna. Benvenuti quindi a Resurrection. Sarete testimoni dell'unboxing più sanguinario che avete visto in questi ultimi anni. Eccoci qui con una edizione particolare di Requiem che ci è stata gentilmente fornita dalla Asteroid Games qualche mese fa e che comprende sia il gioco originale che diverse espansioni. Cominciamo subito con l'aprire la scatola per vedere il suo interno. Ed ecco qui l'intero contenuto della scatola, che magari adesso vi facciamo vedere sparso. Abbiamo qui lo storybook, abbiamo la scatola base del gioco, Vampiri contro Ghouls. E abbiamo sei espansioni. E adesso andremo a vedere singolarmente. Un occhio verde che ci scruta. Mettiamo subito da parte la scatola. Cominciamo a disporre Cominciamo a dare un'occhiata allo storybook. Come vi ho detto, Vampire Requiem Chevalier Vampire è tratto dall'omonimo fumetto e infatti qui vediamo molte bellissime illustrazioni. E naturalmente è un fumetto per adulti molto sanguinario per gli appassionati del genere, però il gioco da tavolo ci ha appassionato e ci ha interessato appunto per quello. È una trasposizione abbastanza fedele del fumetto e la grafica è curata dagli stessi creatori del fumetto. E così via. Apriamo la scatola base. Qui troviamo le regole di gioco. Come vi ho anticipato, di queste regole di gioco è disponibile anche una versione, una traduzione amatoriale in italiano. E qui abbiamo la componentistica, che è composta da un mazzo di tessere che costituiranno il
il tabellone di gioco scomponibile, che è la particolarità di Requiem, abbiamo i vari token che possiamo anche depistellare al volo, sono pochissimi. Cartone doppio. E abbiamo naturalmente le miniature che adesso vi faremo vedere nel dettaglio. Queste sono le tessere che andranno a formare il tabellone di gioco. Cominciamo a farvi vedere queste, anche queste con delle illustrazioni parecchio ben fatte e che richiamano sempre la grafica del fumetto, solo la grafica del fumetto. Queste tessere rappresenteranno il tabellone di gioco che verrà composto nella versione base in una griglia di 6 tessere per 6, ma che vedremo più nel dettaglio quando vi spiegheremo il gameplay del gioco. Come vedete, le tessere sono c'è pochissima. C'è pochissimo testo sopra, quindi in realtà l'unico scoglio è il regolamento di gioco per la comprensione. In realtà il gioco non richiede la lettura di testi molto lunghi come potrebbe essere un Eldritch Horror o un testo altrettanto o un gioco da tavola altrettanto complesso e dipendente dalla lingua. Qui abbiamo soprattutto grafica e un po' di testo su alcune tessere. Diamo un'occhiata adesso alle miniature. Questi sono macchinari. Questa è un'astronave, sicuramente un'astronave pirata. Una nave volante pirata. C'è molto cyberpunk. Questi sono i pezzi grossi, i boss del gioco. Sono miniature che dipinte naturalmente acquisterebbero tutta la loro bellezza, ma che anche semplicemente diciamo, in plastica hanno qualcosa da dire. La plastica è molto decente, in alcuni punti molto spessa. Questo è l'esercito. Questo è tutto per quanto riguarda la versione base. Questa è l'espansione per 3-4 giocatori.
qui abbiamo dei tokens e delle carte. Questa e vediamo l'espansione distopie. Questa è l'espansione numero 4. Vediamo se riusciamo ad andare in ordine. Ecco qui. Allora, sì. Quindi questa dovrebbe essere, allora, la 6, la 2, la 3, la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, questa quindi dovrebbe essere la 5, quella che abbiamo appena. Cominciamo con la prima. Questa è questa. La prima espansione è per i Lemures, creature che sembrano lupi mannari. Infatti vediamo subito il boss dei boss, che è appunto questo. Questo è riprodotto qui in figura. Anche questo dipinto dovrebbe diventare magnifico. Poi abbiamo questo che sembra un insieme di anime dannate. Vedo tante facce sulla base qui, non so se riuscite a distinguerle. Qui sotto, con questa specie di rami, di arti, non so cosa sono. E qui abbiamo una specie di fantasma. Anche in questa espansione troviamo delle tessere. Anche in questo caso testo ridotto. Vittime eteree. E qui abbiamo un opuscoletto che fa da manuale per questa espansione, dove vengono descritti i nemici, le tessere, o meglio la fazione dei Lemures, le tessere, e c'è anche una bella grande. Immagine che ricordavo del boss dei Lemures, molto più dettagliata, che magari suggerisce come dipingerle. Vediamo a questo punto la seconda espansione, o meglio Hellfire Club. Vediamo di che si tratta. Qui non vedo corna. La faccia del cattivo ce l'ha.
Diamo un'occhiata alle tessere dell'Hellfire Club. Eccolo qui, il boss. Ed è anche un ispettore. Letto per le regole del gioco, per le regole dell'espansione. E qui proviamo questo. E non so se siamo dotati di metal detector o di tromboni medievali o di altri, fucili di tipo cyberpunk. Ed ecco qui le carte associate all'espansione, le tessere associate all'espansione. Orribile questo. Questo è il boss. Perché la fazione si chiama Archeologi. Ed ecco qua i minion della fazione. Mettiamo da parte anche questa. Pronti per la espansione numero 4? Ed eccola qui. Questa è Distopie. Sembrano draghi. Vedo molti stendardi, eh. Chi sono i boss della fazione? Un solo boss ed è una specie di giudice, scorpione. Ah, un giudice, sì. Un tanto di parrucchino sopraelevato. Di bastone, di frac e di coda da scorpione. Orripilante. Vediamo le tessere. Diamo un'occhiata alle carte. Questa volta niente ziplock. Ed eccolo qui.
Suzkong. Torments, Scarlet Camp, Refinery. Ah, diamo un'occhiata anche alle Espiazione, Dragon Elite Squad. Allora dobbiamo necessariamente Bomber Dragon. Allora dobbiamo necessariamente dare un'occhiata alle altre miniature, perché qui si parla di draghi e non si scherza. Mi sa che si sono incastrati ed eccoli qua. Ed eccoli qua. Sono draghi. Draghi trasformati in macchine da guerra. Mi sa che hanno come una delle attrezzature sopra. Questo è identico. Questa è truppa. Ok, queste sono uguali. Berserkers, Berserkers. Gli eserciti più efficienti del conte Dracula. E quindi qua si parla di vampiri, eh? Non si scherza più. Vediamo. Infatti qui abbiamo un manualetto un po' più corposo. Abbiamo regole aggiuntive, setup aggiuntivi. Diamo un'occhiata alla grafica della copertina. Sono curiosissimo di vedere a questo punto il boss. E abbiamo anche un mare di tessere, perché no, ok, sono sempre trattati in inganno la sopraelevazione delle tessere. Le carte sono leggermente diverse. Questo è il Lord Berserker. Tutte identiche, cambiano solo le regole dietro. Allora magari le vediamo così. Indicano direzioni di movimento. Poi qui abbiamo forza, sempre in movimento, furia, e vediamo subito a questo punto. Le miniature sono tutte identiche e sono tutte quante Lord Berserker. Eccolo finalmente a fuoco. E ne abbiamo 5. Questo è l'unboxing di Requiem Chevalier Vampire
della Asteroid Games, non localizzato in italiano, ma con una traduzione amatoriale disponibile, e con lo storybook e i regolamenti principali, però sono tutti in inglese. Vi faccio rivedere un attimo la grafica in cui ritroveremo, in cui ritroviamo un po' tutte le creature che abbiamo visto finora. Vi ripeto, è ambientato come il fumetto omonimo su una versione diciamo malvagia della Terra, come se il nostro pianeta non fosse già abbastanza malvagio di suo. È ambientato in Resurrection, che è appunto una versione in negativo, un gemello malvagio della Terra. Le fazioni che ci sono all'interno sono vampiri, ghoul, zombie, lupi mannari, draghi o lemures, e tutte lottano per il predominio. E vi faccio rivedere per un'ultima volta la grafica del manuale. Lo storybook, da quello che ho capito, naturalmente mi riprometto di approfondire maggiormente il gameplay di Requiem, rappresenta tutta una serie di scenari precostituiti in cui potete rivivere le avventure del fumetto in maniera ancora più aderente, insomma, non lasciando a voi la creazione del tabellone di gioco con le tessere, quindi non creandolo, ecco, vedete qui il tabellone viene creato come se fosse un teschio praticamente, e non suggerendovi, ecco, come impostare il setup di un tabellone e con che regole appunto giocare per rivivere un particolare scenario. Infatti, ognuno di questi scenari ha un nome. E qui vedete la disposizione delle tessere. Ma lo approfondiremo comunque meglio nella recensione e nel tutorial a questo gioco. Questo è tutto per l'unboxing di Requiem Chevalier Vampire Legend di Asteroid Games. Alla prossima recensione, al prossimo unboxing, e per ora arrivederci.